problema è che questa è diventata una repubblica della menzogna. Siamo entrati qui dentro e Letta ha detto che avrebbe ricorso in maniera saltuaria al voto di fiducia, che come sapete è un altro modo per non far lavorare il Parlamento, e alla prima occasione ha messo il voto di fiducia. Ci avevano detto che le istanze dell'opposizione l'avrebbero tenuto in considerazione. Noi abbiamo presentato un emendamento per dare quattrini ai terremotati dell'Aquila e prendere i soldi dall'innalzamento della tassazione sulla rendite finanziarie, che in Italia è la più bassa d'Europa e tra l'altro era punto di fiore all'occhiello del programma del Partito Democratico, ormai PDL, perché sono la stessa cosa, e anche questo non è stato tenuto in considerazione. C'era stato detto che avrebbero abrogato immediatamente il Porcellum, ma presentano una mozione loro del PD e neanche se la votano. Questo Parlamento, così come sta lavorando, è un'istituzione inutile e noi viviamo in una vera e propria dittatura governativa, dove i parlamentari, che anche voi della stampa pagate profumatamente, non vengono lasciati lavorare, e questo è davvero inaccettabile. E raccontano le balle, vi raccontano il contrario, che noi abbiamo voluto bloccare un decreto, ma di che cosa? Noi vogliamo semplicemente che le leggi arrivino in aula, anzi partano dal Parlamento, e quando arrivano dei decreti si abbia il tempo di discuterli per migliorarli, e invece neanche dopo 24 ore questo governo delle balle mette la fiducia. È un comportamento inaccettabile e vergognoso.